cantrillò, è il sorriso di un bambino, cantrillò. Quando ti svegli al mattino, cantrillò. Country Love, che abbiamo dedicato a tutti gli amici che magari seguiranno la replica delle ore 21. Ma in questo momento siamo in diretta e siamo per aprire, ovviamente per dare il via alla sigla che apre spazio, interviste e Molly Beat. Sigla! Promo Disco, la musica da promuovere per giovani talenti. Promo Disco, solo su Gela Express, la radio sponsor dei giovani emergenti. Molly Beat, con Molly Narciso. Più spazio agli artisti emergenti con il Promo Disco. In diretta on air e online. Bene, allora intanto direi buon sabato a tutti, ben trovati e poi ben trovato ovviamente a Christian Panico. Ciao e saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, buon sabato a te, buon weekend e poi insomma, potremmo chiudere meglio questa settimana di spazio interviste Molly Beat che ospita artisti emergenti e non solo. In questo caso abbiamo veramente un artista che di esperienze ne ha fatte parecchie, come dicevo si chiama Christian Panico. Do il benvenuto anche agli amici che ci seguono sulla pagina social, sulla pagina ufficiale Facebook di Radio Gela Express. Fate ancora in tempo a raggiungerci se volete, così ci auguriamo un buon weekend proprio in diretta. E oggi presenta Christian la giostra dei ricordi, quindi ci porta nel mondo dell'amore. Sì, dell'amore finito perso, però. L'amore finito. Ti do questa brutta notizia. Sì, esatto, sì. Esatto. Ma però tocca questo tema che secondo me ci si può rivedere un po' tutti, no? Quegli amori finiti che non ci si spiega come possano cambiare, quindi questo di ritoccare un po' i ricordi che ci fanno anche un po' male, magari anche vedendo la persona amata o l'amato che magari insomma ha ripreso la sua vita mentre ancora noi siamo ancorati ai nostri ricordi. Ma non voglio dire tutto io e quindi ti lascio, ovviamente lascio a te il microfono. Ma più che altro, come si vede anche dal video, generale Leo Barbato, lo saluto, è un amore che è finito e soffre solo uno, perché a quanto pare l'altro non soffre per niente. Perché? La domanda è perché? Cioè, no, ma trova un altro uomo, nel video trova un altro uomo e quindi lei è felice con quest'altro uomo e tu invece ancora stai male. Chi è che non ha passato almeno una volta nella vita? È vero, è vero, è verissimo. Io però da farti un po' qualche domanda e te ne faccio già una che ti dico così: Papa Giovanni Paolo II, cosa mi rispondi? Ti rispondo che l'ho conosciuto la prima volta che cantai in pubblico, avevo 8 anni, ero molto molto piccolo, cantavo, ero l'unica voce bianca solista di un coro importante e abbiamo fatto questa esibizione. Lui alla fine dell'esibizione mi chiamò a sé e mi diede un bacio e mi disse vai e canta, perché ero il più piccolo. Ma che cosa bellissima che ti è successa, insomma penso insomma sia al desiderio di tanti, sia veramente una bella cosa. Cosa che mi ha colpito, che ti ho voluto chiedere e condividere con gli amici in ascolto. Intanto andiamo a leggere il messaggio che è arrivato da parte di Kevin sulla pagina Facebook, che scrive: Christian, a tutti gli amici chiaramente buongiorno, e poi domanda all'artista come è nata la passione per la musica e come nasce Giostra dei Ricordi. Allora, com'è nata la passione per la musica è un ricordo ancestrale, perché nella mia famiglia si è sempre ascoltata tanta musica e buona musica, perché io sono cresciuto a Pane e Queen, Pane e Beatles, Pane e Rolling Stone, quindi insomma musica importante. E grazie ecco ai Queen sicuramente c'è un'influenza importante di Freddie Mercury nella mia musica, ho amato tantissimo. La giostra dei ricordi nasce da una collaborazione con il maestro Andrea Tosi, sì, e con lo scrittore Salvi Giorgi. Non ti allontanare dal microfono perché sennò non ti sento più. Non ho capito. Non ti allontanare dal microfono perché sennò non ci arrivi. No, sono sempre qua, probabilmente la linea. Ah, ok. Dicevo, nasce dalla collaborazione con Salvi Giorgi, lo scrittore, e il compositore che è Andrea Tosi. Quindi nasce in amicizia, ecco, diciamo così. Abbiamo creato questa opera che spero sia una canzone che piaccia, perché comunque va un po' fuori gli schemi di quello che è. Sì, però accompagnata con la tua voce è una cosa davvero pazzesca, visto che io ho fatto un preascolto, quindi posso già dire
che veramente una panna. Cioè, allucinante. Allora, altra domanda. Dalla dizione, dalla sua dizione si può ben capire che è anche un bravissimo attore. In questo caso, quando parliamo di fiction, tu cosa ci dici? Beh, ho fatto qualcosina quando ero più giovane, ma adesso sono lontani ricordi, qualche pubblicità, ho fatto qualche parte in Cesaroni, per esempio, ma cose piccole. Se dovessi dare un consiglio agli amici che magari si vogliono avvicinare in questo settore, cosa quello della musica o quello della recitazione? In questo caso tutte e due, perché tutto è arte. Ma diciamo che la recitazione non è proprio il mio campo, è stata, infatti si sente il mio dialetto romano sotto. Bellissimo, è bellissimo. Sì. E per quanto riguarda il campo, oggi non saprei proprio cosa suggerire, perché viviamo forse nel più brutto periodo storico per quanto riguarda gli artisti emergenti, perché sì, comunque oggi o fai un reality tipo Factor, The Voice, questi qua che vanno adesso, sì, o sei tagliato fuori, quindi è molto difficile. Quello che io sto facendo, quello che suggerisco, è puntare sui social. Comunque i social sono un'ottima in questo momento, uno strumento utile. Sì, e poi devi contare solo sulle tue forze. Se arrivi a fare dei numeri importanti, sicuramente poi i grandi si accorgeranno di te. Questo è quello che penso. Bene, allora ci hai dato questo bellissimo consiglio, noi siamo pronti ad ascoltare la giostra dei ricordi, ma diamo le info, come ti possono seguire, come possono ovviamente raggiungerti e sostenere la tua musica e la tua voce. Sicuramente sui social, quindi su YouTube come Cristian Panico, su Facebook la mia pagina Cristian Panico, su Instagram Cristian Panico Official. Sì. E ho aperto anche un canale TikTok per giocare un po', però ecco, l'importante è andare sulle piattaforme di streaming a trovare la mia canzone, quindi su tutti i vari Apple Music, Amazon Music, eccetera. Assolutamente d'accordo con te. Bene, noi siamo pronti insieme a Cristian Panico, noi auguriamo chiaramente a tutti buon weekend e buon ascolto con la giostra dei ricordi. Noi ti aspettiamo ancora qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express e noi ci gustiamo questo brano e quindi insomma ti auguriamo anche buon weekend, alla prossima. Grazie mille, buon weekend a voi e buona musica. Grazie, ciao. Può essere la vita, la strada dei ricordi. Non riesco a non pensare all'amore che ti ho dato. E guardo da lontano l'amore cresciuto per mano. E fanno male al petto le parole che non ti ho detto. Ma dove sei? Amore mio! Sa dire solo che io quello che sento per te. Può essere la vita, la strada dei ricordi. Non posso che pensare all'amore che mi ha dato. E gira questa giostra come onde nelle sponde, e gira forte al centro dove io non posso andare. E parla di noi e non siamo mai da soli, e forse hai la chiave per potermi amare. Riprova ancora. Come posso fare io se non ti trovo, se non ti vivo?
che cerco sei tu, quello che voglio sei tu, quello che sogno sei tu. Allora amici, un weekend, un sabato a prova veramente non soltanto di orecchio ma di cuoricino, insomma davvero un brano bellissimo quello di Christian Panico, e abbiamo ascoltato la giostra dei ricordi. Noi salutiamo ovviamente gli amici che ci hanno seguito a mezzo social, ma coloro che ci tengono compagnia anche attraverso i propri messaggi e chi ovviamente in ascolto sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Io continuo fino alle 13, lo sapete, quindi vi aspetto ancora www.radiogelaexpress.it. Adesso vado a chiudere questo momento, questo spazio meraviglioso che ci dà l'opportunità di ascoltare davvero dei brani straordinari come questo, che veramente insomma ci fanno capire insomma che senza la musica non si può stare, senza certe voci nemmeno. Bruttissima a continuare questa programmazione, vi aspetto in ascolto, un bacio a tutti, chiusura del promo disco. Promo disco, la musica da promuovere per giovani talenti. Promo disco, solo su Gela Express, la radio sponsor dei giovani emergenti. Molly Beat con Molly Narciso. Più spazio agli artisti emergenti con il promo disco. In diretta on air e online. Scarica l'app gratuita Radio Gela Express e segui Molly Beat in tutto il mondo!